Buonasera a tutti i nostri telespettatori e bentornati al consueto appuntamento con l'informazione locale sulla Tutela Perino Parma in collaborazione con TG Parmense. Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sul Parmense. Da poco prima delle ore 17 di ieri, lunedì 1 luglio, infatti, una bomba d'acqua e grandine hanno interessato in particolare le zone di Fidenza e della Bassa Parmense. A Fidenza in pochi minuti erano già scesi 40 mm d'acqua. A Fidenza si sono verificati numerosi allagamenti sia in centro città che nelle frazioni. Il Marconi Park e il sottopasso della stazione dei treni sono stati allagati. I tecnici del comune, la polizia locale e la protezione civile sono intervenuti sul territorio, nelle zone più colpite, allagate anche diverse cantine tra Fidenza, Busseto e Salso Maggiore Terme. E sempre ieri, circa alle 17:30, il cielo sopra Salso Maggiore si è oscurato e sulla città termale si è abbattuto un nubifragio accompagnato da grandine e un vento forte che ha causato danni e disagi con alberi caduti, rami spezzati e allagamenti. Numerosi gli alberi caduti in viale Matteotti, al Palazzetto dello Sport, all'Arco Chini, sulla strada tra Salso e Tabiano e tra Tabiano e Fidenza. Viale Matteotti è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alla rimozione della pianta caduta, mentre la provinciale tra San Nicomede e Scipione è stata chiusa per allagamenti. Sono intervenuti la protezione civile, la polizia locale, i vigili del fuoco e il personale del comune. 65esimo anniversario per l'Avis di Borgo Valditaro Albareto, fondazione nata nel 1959. Vediamo come sono andate queste due giornate importanti nel servizio di Monica Pellerano. Borgotaro e Albareto hanno celebrato il 65esimo anniversario della fondazione della loro sezione Avis, nata nel marzo del 1959, un evento che ha riunito la comunità in una celebrazione di generosità e di impegno. Le commemorazioni si sono svolte su 2 giorni intensi, iniziando con la commovente visita e deposizione dei fiori nei cimiteri di Borgotaro ed Albareto, dove le lapidi commemorative ricordano con gratitudine i donatori e collaboratori Avis defunti. A seguire la messa in suffragio dei defunti donatori, presieduta da Don Corbelletta d'Albareto e Don Angelo Busi a Borgotaro. Il cuore della festa è stato il vibrante corteo che ha attraversato le strade animato dalle sezioni Avis del territorio, ben 12, accompagnato dalle associazioni di volontariato locali, dalle autorità civili, dai corpi bandistici musicali di Borgotaro e Albareto. La giornata si è conclusa in Piazza La Quara con una cerimonia di premiazione dove sono stati onorati i donatori che hanno raggiunto importanti traguardi. Tra i premiati spiccano coloro che hanno ricevuto la medaglia di rame per 8 donazioni, l'argento per 16, l'oro per più di 50 e il rubino e oro per oltre 75 donazioni. Un momento speciale è stato dedicato a Mario Previ, premiato con la medaglia d'oro e che si definisce donatore nel cuore. Importante non solo per il suo contributo di collaboratore e donatore, ma anche per il suo contributo artistico. Mario Previ ha fatto infatti dono di un'acquaforte dal titolo L'acqua più pura, ben 70 esemplari che hanno premiato chi si è distinto. Oltre ai donatori, sono stati riconosciuti anche i collaboratori che hanno sostenuto l'associazione nel corso degli anni. Il dottor Gino Grossi è stato insignito del distintivo d'oro per la sua dedizione e professionalità, mentre la signora Nella Passione è stata premiata per il suo lungo servizio come responsabile sanitario e segretaria della sezione. Valentino Del Maestro, presidente per 4 mandati, è stato lodato per il suo impegno nel migliorare e arricchire l'associazione, collaborando anche durante l'emergenza Covid-19 per trasformare la sede in un punto vaccinale in collaborazione con l'USL. Tra i partecipanti alle cerimonie erano presenti i sindaci di Borgotaro ed Albareto, moglie Berni, il presidente provinciale Avis Roberto Pasini, la responsabile provinciale dell'unità di raccolta Fiorella Scogna Miglio e la direttrice del distretto sanitario Valli Taro e Ceno Giuseppina Rossi, il consigliere regionale Daffadà e numerosi collaboratori Avis insieme ai donatori. Le associazioni locali, le 12 sezioni Avis della provincia di Parma e i vigili della polizia municipale hanno contribuito a rendere questo evento indimenticabile. Questa celebrazione non solo ha riconosciuto il passato glorioso dell'Avis Borgotaro Albareto, ma ha anche ispirato la comunità a continuare a sostenere e promuovere l'importante opera di donazione del sangue nel territorio.
Emanuela Grenti, Danilo Bevilacqua e Simona Acerbis, rispettivamente sindaci del comune di Fornovo di Taro, Terenzo e Berceto, hanno inviato una lettera al prefetto di Parma per richiedere un intervento urgente sulla questione della sicurezza lungo la strada statale 62, conosciuta come strada della Cisa. Ecco le loro parole. È con grande preoccupazione che portiamo alla sua attenzione l'annosa problematica della velocità da parte dei centauri lungo il tratto della strada statale 62 tra Fornovo e il Passo della Cisa. Ecco le loro parole. È con grande preoccupazione che portiamo alla sua attenzione l'annosa problematica della velocità da parte dei centauri lungo il tratto della strada statale 62 tra Fornovo e il Passo della Cisa. Il tratto di statale, che nei giorni di weekend di intenso traffico viene scambiato per una sorta di circuito dalle moto che sfrecciano a velocità elevatissima, rappresenta un serio pericolo per la comunità locale. Così inizia la segnalazione scritta dai sindaci per una situazione che si protrae da tempo e che preoccupa la cittadinanza, soprattutto i residenti delle zone attraversate dalla strada. Il problema segnalato si verifica soprattutto nel punto di attraversamento dei centri abitati, nei fine settimana e in particolare a Fornovo, in frazione La Salita. Anche il giovedì sera si intensifica il passaggio di moto di grossa cilindrata, che si danno appuntamento per gare insolite, dando vita a vere e proprie competizioni clandestine, compiendo sorpassi spericolati e mettendo a repentaglio la vita dei pedoni. I motociclisti soccorsi con un accesso al pronto soccorso sono in costante aumento. Lo scorso sabato è purtroppo deceduta una persona travolta da una motocicletta. Il rischio continuo di tragedie, di morti ammazzati in incidenti stradali sulla SS62 nel tratto tra Fornovo e il Passo della Cisa è ormai all'ordine del giorno. I tre sindaci fanno presente che più volte i cittadini hanno denunciato le infrazioni che avvengono in questo tratto di strada, rivolgendosi ai primi cittadini dei loro rispettivi comuni, ma anche ai carabinieri, alla polizia municipale e alla polizia stradale. Le amministrazioni comunali, in particolare per carenza di organico, non riescono a rispondere a tali esigenze. Chiediamo l'attivazione di misure straordinarie, sia in termini di dissuasione della velocità, sia in termini di intensificazione dei controlli per aumentare la sicurezza di questo tratto di strada. A Fornovo è previsto l'incremento di un vigile in prossimità per monitorare la situazione e garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini, afferma il sindaco di Fornovo di Taro, Emanuela Grenti. La sicurezza dei nostri cittadini è una priorità assoluta. Chiediamo interventi concreti e urgenti per prevenire ulteriori incidenti, ribadisce in particolare il sindaco di Terenzo, Danilo Bevilacqua. Non possiamo più tollerare questa situazione di pericolo costante. È necessaria un'azione immediata per proteggere le vite dei nostri abitanti e dei viaggiatori. Siamo pronti e aperti al dialogo per trovare da subito una soluzione percorribile, conclude così il sindaco di Berceto, Simona Cervis. Indagini nel mondo della scuola e nella società con il progetto Generazione On, una campagna di sensibilizzazione per promuovere e divulgare le pari opportunità e la parità di genere per combattere le discriminazioni e la violenza. Ascoltiamo ora l'intervista a Matteo Porcacchia, quinta A, liceo scientifico scienze applicate all'Istituto Gadda di Fornovo. Buongiorno, siamo del progetto Generazione On. La intervistiamo per un'indagine su vari temi sociali. C'è differenza fra discriminazione e violenza? Agire con discriminazione e/o con violenza è un reato? Allora, discriminare qualcuno significa che io lo metto da parte per qualche sua caratteristica o fisico-culturale. Di fatto, quindi, se io, per esempio, discrimino qualcuno perché ha un determinato tipo di razza o di orientamento sessuale, faccio violenza alla sua libertà di persona. Discriminazione è quando si fa una differenza o nei confronti di qualcuno. Violenza invece è quando fisicamente o verbalmente tu colpisci qualcuno. La violenza è una violenza fisica, c'è la violenza morale. Dal momento che lei fa discriminazione probabilmente ha anche una violenza morale. Ritengo che la discriminazione sia un tipo di violenza e come tale entrambe devono essere viste e sicuramente ritengo siano un reato. È un reato, tanto che oggi ci sono nuove forme di discriminazione che riguardano
anche l'uso inadeguato della rete, e quindi la discriminazione poi porta come conseguenza potenziale la violenza, per cui si può passare dalla ghettizzazione, dall'offesa, da quelle che sono le forme oggi di bullismo e cyberbullismo. C'è una sottile differenza, perché normalmente si ritiene violenza una violenza fisica, però la discriminazione è una forma di violenza più psicologica e poi che si ha dei risvolti pratici. Beh, la discriminazione è un reato, la violenza è un reato, la discriminazione porta spesso a violenza ed è essa stessa, non solo radice, della violenza, ma è essa stessa una violenza, perché discriminare una persona significa in qualche modo ferirla. Agire con discriminazione è un reato e agire con violenza anche di più, perché entrambi fanno il botto. La discriminazione è una cosa molto brutta perché offende una persona. La violenza invece possiamo dire è proprio un male fisico sulla persona, mentre invece la discriminazione magari è un male morale che viene fatto perché magari parlano male, ti prendono in giro. Invece la violenza è proprio un male che tu ricevi sul tuo corpo fisico. Sono due tipi di mali, però secondo me sullo stesso livello, perché sì, fa male il male fisico, ma anche il male morale. Grazie per la collaborazione. Non raduno ma manifestazione, 24 ore senza stop sul proprio gioiello. Ultima tappa, Borgo Val di Taro, a voi il servizio. Questo qui non è, no, chiamarlo raduno è riduttivo. È una manifestazione, si chiama Italy 500 miles, a 500 miglia. E questi ragazzi a tappe sono andati in moto per 24 ore senza dormire, stanno concludendo, questa è l'ultima tappa. Tappe dove i concorrenti non conoscono la destinazione, la scoprono tappa per tappa e sono partiti da Parma, hanno fatto 800 km in giro per l'Italia e adesso stanno tornando. Sono 19 nazioni, tutte le regioni d'Italia rappresentate e 550 partecipanti. Solo Harley Davidson, sì, solo per Harley Davidson. Ci sarà un vincitore allora? No, non è una gara competitiva. L'ultimo prende lo stesso premio del primo, una spilletta. Poi, quindi tutto nel rispetto del codice della strada e quant'altro. Un'ultima cosa, sono moto molto costose. Sì. Qualcuno si chiederà quanto costa una moto così? Qui abbiamo una media sui 25.000 euro, grosso modo. Una media. Dopo i picchi andiamo a 50 e i 15, insomma, ce n'è un po' di tutti i colori. È un capolavoro questa moto. È una moto, come si chiama questa? Trike. Trike si chiama. Posso chiedere cosa costa una moto così? 47.000 euro. Ai. Sì, con 50.000 ti danno il resto. Se non ci metti niente, perché se si comincia a mettere qualcosa. Questo ci fai. Se abbiamo fatto 1100 km in una tirata. Diciamo è rilassante, è una guida più rilassante di una moto? No. No, hai pro e contro. Infatti, non credo. Prendi la pioggia come i motociclisti e fai le code come gli automobilisti. Anche a Varsi, insediata la prima giunta, come sindaco Giovanni Lariuzzi. Anche a Varsi si è insediata la nuova amministrazione comunale nel corso dell'ultimo civico consesso.
il nuovo sindaco Giovanni Ilariuzzi ha diramato la composizione della sua squadra. Marco Sidoli sarà vice sindaco e assessore ai bandi, finanziamenti, cultura e turismo. Insieme a lui Nadia Civetta, assessore all'istruzione, politiche e famiglia. Per quanto riguarda i consiglieri di maggioranza, Michela Zanetti avrà la delega ai servizi sociali e pari opportunità. Emanuela Fulgoni, consigliere con delega ai servizi sanitari per fragilità e disabilità. Pietro Costa, delega alla protezione civile e rapporti con le frazioni per le attività produttive, agricole e commercio. Marco Aramini, delega all'associazionismo e rapporti con volontariato e politiche giovanili. Marco De Campoli, delega alla valorizzazione e recupero del territorio e politiche per il tempo libero, sport, caccia e pesca. Per quanto riguarda la minoranza, il capogruppo è Angelo Peracchi. Michele Belloni e Sergio Beccarini invece i consiglieri di minoranza. Il Consiglio Comunale è stato anche l'occasione per elencare i punti principali del programma che vedrà impegnata la Giunta nei prossimi 5 anni. In primis un maggiore rapporto con la popolazione attraverso l'apertura di uno sportello chiamato Relazioni con i cittadini. Si prevedono interventi di riqualificazione nel centro storico, iniziative per la tutela dell'ambiente e la sicurezza dei cittadini, senza trascurare il turismo, le iniziative culturali e interventi sull'edificio scolastico, oltre che l'istituzione di un asilo nido, ma anche un'attenzione particolare al miglioramento dei servizi per i cittadini più fragili. A Compiano i consiglieri comunali Sabrina Del Nevo, Mauro Cardinali e Giampaolo Emanuelli hanno presentato delle interpellanze al sindaco e agli assessori competenti, sollevando diverse criticità e problemi urgenti. Una di queste interpellanze riguarda l'arrivo della stagione turistica e conseguente previsione dell'aumento del traffico, specialmente nella zona di Piazza Vittorio Emanuele. Per affrontare questi problemi, i consiglieri chiedono se l'amministrazione intenda predisporre un piano di mobilità, sollecitando l'apertura della SP6 per il traffico e attuare interventi per risolvere la mancanza di spazi di manovra per le auto, consentire il transito solo ai residenti del centro storico, garantire la sicurezza dei pedoni e permettere agli avventori dei locali di mangiare all'aperto senza essere disturbati dal traffico. Altra interpellanza riguarda lo stato di degrado dei cimiteri comunali. I consiglieri denunciano infiltrazioni d'acqua nella cappella del cimitero di Strela, cedimenti del terreno nei cimiteri di Compiano e Cereseto e una generale mancanza di manutenzione. Chiedono quindi quando verranno messi in sicurezza i cimiteri e quali azioni verranno intraprese per mantenerli in condizioni decorose. Infine, i consiglieri si concentrano anche sulla mancanza di un servizio di raccolta su chiamata per sfalci e potatura. Attualmente i cittadini sono costretti a portare questi rifiuti alla discarica comprensoriale, creando notevoli disagi, soprattutto per gli anziani e chi non dispone di un mezzo di trasporto. Chiedono dunque se l'amministrazione sia a conoscenza del problema e quali azioni verranno adottate per migliorare il servizio. Le notizie per oggi terminano qui, adesso una breve pausa con la nostra pubblicità e dopo la seconda parte del nostro telegiornale che si occupa di cultura, curiosità, arte e sport. Rimanete con noi tra poco. Ritorna in Viale Bottego a Borgotaro il mercatino dell'antiquariato e modernariato Cose di altri tempi con il patrocinio del comune di Borgotaro ogni quarta domenica del mese. Per informazioni ufficio turistico 0525 96 796 oppure Daniela 331 40 36 577 oppure Maria Rosa 339 200 3835. Supermercato Carrefour Bella Tradizione di Bedonia vi aspetta ogni giorno, domeniche comprese, con la cortesia e l'altissima qualità che ci contraddistinguono dal lontano 1982. È inoltre in arrivo una grandissima novità, prossima apertura di un nuovo supermercato a Isola di Compiano, per essere ancora più presenti nella nostra bellissima valle. Arrivato a Borgotaro il nuovo punto vendita di Prima e Poi. In via Nazionale 13 vi aspetta con un'ampia scelta di biancheria intima, biancheria per la casa e molto altro ancora a prezzi imbattibili. 30 anni di esperienza al servizio dei clienti per soddisfare ogni tipo di esigenza. Prima e Poi lo trovi a Borgotaro in via Nazionale 13 e a Bedonia in piazza Plebiscito 4.
L'amministrazione comunale di Bedonia organizza una raccolta porta a porta di elettrodomestici da rottamare, come frigoriferi, congelatori, lavatrici, televisori, computer, aspirapolveri e telefonini. La raccolta parte dal 10 aprile nel capoluogo e il 4 aprile nelle frazioni. I giorni di raccolta in tutto il territorio comunale sono pubblicati in appositi calendari e le informazioni possono essere richieste all'ufficio tecnico. Gli oggetti devono essere depositati la sera prima del giorno di raccolta. Nuove cucine Lube le trovate esposte da Arredamenti Bertani. Approfittate della detrazione fiscale del 50% per gli acquisti dei vostri arredi ed elettrodomestici. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgo Taro in via Coridoni 38. Mora Noleggi a Fornavo Taro, piattaforme aeree, gru e tanto altro. Telefono 0525 22 34. Gruppo Opimitti, oltre 60 anni di attività a servizio di privati ed enti pubblici. Un gruppo che ha sviluppato le proprie attività seguendo le trasformazioni che avvenivano nel paese. Gruppo Opimitti, per la valorizzazione delle risorse umane e la crescita territoriale. Opimitti, un gruppo che opera nell'ambiente, per l'ambiente. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta, continua anche la promozione sulle stufe a pellet e legna. Elettrotaro Fornovo, frigoriferi design anni 50, vasta gamma di elettrodomestici, televisori e prodotti tecnologici di ultima generazione. A Fornovo di Taro, in via Nazionale 127. Vieni alla Baita di Borgo Taro per le tue serate speciali, cene di classe e intrattenimento. Si balla tutti i sabati sera con le migliori orchestre. La Baita Disco Club a Borgo Taro. Musica viva, gridiamo viva, e di problemi no, non ci sono più. La puoi cantare, anche ballare. La musica viva con noi. Vuoi ospitare una puntata dell'aperitivo del Parmense? Oppure vuoi parlare della tua attività e sponsorizzarci? Allora scrivici a comunicazione@opimittinetworking.com o chiamaci al 333-8424-031. Bentornati e benvenuti alla seconda parte del nostro telegiornale. Partiamo con lo sport. Partita giocata ieri sera per la prima giornata di quarti di finale al torneo delle Contrade a Bedonia. Vediamo com'è andata. Si è giocata ieri sera la prima giornata di quarti di finale al torneo delle Contrade di Bedonia. Nella prima partita la Costa ha superato 8-4 Carniglia, con 4 gol di Marco Leoni, 2 di Fabio Mazza, un gol di Claudio Federici e un gol di Guido Mazza. La Costa avanza dunque in semifinale. A poco è servita la tripletta di Anthony Agazzi e l'autogol di Bernabò Peranzola. Molto più di un gol nel secondo quarto di finale della serata. Il centro storico ha battuto 11-8 via Montepenna. Super prestazione di Federico Squeri, che mette il pallone in porta ben 6 volte. Insieme a lui tripletta di Serpagli e doppietta di Giuseppe Lezzoli. Anche nel Monete Penna c'è stata una grandissima prestazione, quella del giovane Francesco Del Grosso, autore di ben 7 reti su 8 totali della squadra. A chiudere il bottino del gol segnati per Montepenna è stato Christopher Agazzi. Questa sera sono in programma le altre due partite di quarti di finale, San Marco contro Libbia e Montevacca contro Via Serpaglio.
Ed ecco quale sarà il programma che seguirà la nostra serata dopo il nostro telegiornale. Alle ore 20:40 musica viva, alle ore 22:15 Sifra chiama Rogers, alle ore 22:30 RTA Parmense News, alle ore 23 balla che ti passa e alle ore 24 rivediamo il 1998. Ringraziamo tutti i nostri telespettatori per essere rimasti con noi anche questa sera. Vi ricordiamo che il prossimo telegiornale sarà domani alle ore 19 sul canale 89. Vi auguriamo un buon proseguimento di serata sempre con i nostri programmi.